allora in preda al raptus il ragazzo, in questo caso il ragazzo, boom, gliela faccio vedere, salvo poi pentirsene comunque, però da lì poi parte tutto il calvario per la ragazza. Quindi mi è piaciuto molto, molto per questo, perché altro elemento è che spesso purtroppo si pensa a chi commette il revenge porno e al bastardo di turno, a quello che premedita tutto quanto. Quello è sextortion, è Proprio proprio questo. triste. È proprio questo il fatto che molto spesso le persone delle quali ci si fida poi magari possono cercare di compromettere la nostra integrità mandando in giro i nostri dati sensibili. È questo Esatto, che può fare la differenza, cioè le persone di cui magari esatto, ci fidiamo. esatto. Quella è solo una parte della questione, perché, ripeto, il più delle volte avviene in caso meno, anzi, assolutamente non so. Infatti, mi piace poi perché il bello di questo video è che va al contrario. Poi, infatti, ti chiederò, ossia, parte dalla fine e poi arriva all'inizio. E mi piace molto quando parlo con i ragazzi, ma anche con i genitori in realtà, quando spiego questi fenomeni, fermarmi proprio su una delle scene che stanno quasi alla fine, ossia quando si vedono i due ragazzi tranquillamente seduti sul muretto, che si sorridono, stanno chiacchierando e in qualche modo si stanno piacendo in quel momento. Spiegando proprio, spesso tutto parte da qui, un ragazzo e una ragazza, o comunque due ragazzi, due adolescenti, due ragazzi che si piacciono. E si mettono insieme, punto. Anche un po' per spiegare ai Assolutamente. ragazzi che questi problemi possono insorgere anche attraverso percorsi appunto insospettabili, senza colpevolizzare nessuno in questo caso, Esatto. No, ovviamente, no, perché ma non c'è una diciamo colpa. che molto spesso accade che il ragazzo, quando si termina una relazione, poi magari ne parlerò quando, più tardi, mentre analizzeremo il video, è nato tutto da un episodio che è avvenuto nella mia cittadina, dal quale abbiamo preso spunto. È come se il ragazzo, durante la vendetta, avesse avuto una sorta di sindrome da trofeo, cioè avesse iniziato a condividere questi contenuti perché in qualche modo il successo mediatico lo appagasse. E quindi è molto importante non sottovalutare quanto magari degli effetti stabili possano creare dei problemi, sebbene comunque noi ci fidiamo di loro e quindi Certo. bisogna stare attenti. Assolutamente. L'educazione al cyberbullismo e alla sensibilizzazione sul cyberbullismo è necessaria, è fondamentale nel 2020, ma in generale con il progresso del futuro, con il progresso della Certo. tecnologia. Sì, sarà sempre più fondamentale, tra l'altro, anche perché, come detto prima, vediamo che l'età si abbassa anche per ovvi motivi, perché man mano che i nostri ragazzi, ormai diciamo i nostri bambini accedono ad un dispositivo proprio, cioè quindi io parlo del cellulare non mediato dalla madre o dal padre, tipo il gruppo il WhatsApp lo usi dal mio cellulare, ma proprio questo è il cellulare, mi raccomando, fanne buon uso. Man mano che la soglia di accesso si abbassa, è normale che ci siano, sia matematicamente parlando, più ragazzini esposti a questo genere di pericoli. E ahimè, dal momento che l'età si abbassa, troviamo sempre questa esposizione avviene su fasce di età che sono sempre meno preparate, attrezzate per difendersi da questi fenomeni, perché ovviamente non possiamo pretendere che un bambino di 10 anni abbia la stessa maturità di un ragazzo di 15, 16, 17 oppure di un adulto di 30 anni. Per Certo. cui sicuramente questo impone anche vari accorgimenti. Quindi tu sei partito per il tuo video proprio da un fatto realmente accaduto, stavi dicendo, giusto? Sì, allora, questo video in realtà è la risultante di tanti eventi, tante cose che sono successe nel mio paesino. È nato tutto da un concorso che si chiama No Hate Speech. Ed è un concorso nazionale per le scuole. Io ci tengo a precisare che comunque questo video è stato realizzato in ambito scolastico e eravamo tutti molto più piccoli di adesso. Io adesso ho 22 anni, e mentre il video è stato realizzato quando ne avevo 17, con ragazzi ancora più piccoli di me. Una mia professoressa, che è una professoressa di diritto, la professoressa Nisi, ci ha in qualche modo spinti a creare questo contenuto audiovisivo perché per partecipare a questo concorso era necessario comunque dover sensibilizzare il nostro pubblico
sul cyberbullismo, in generale comunque dare una nostra visione originale, ponendo magari sotto esame delle questioni come per esempio il revenge porn, e parlandone insieme siamo riusciti poi a strutturare questo video e ci siamo appunto soffermati sulla vendetta appunto del revenge porn. La cosa che ha fatto la differenza, secondo me, è stato aver indirettamente avuto questa esperienza della revenge porn nella mia cittadina, cioè io andavo al liceo in una città che si chiama Ostuni. Purtroppo, più o meno quando facevo il terzo o quarto anno, una ragazza della mia età o poco più grande, comunque ci passavamo un paio di anni, è stata vittima di revenge porn e ha tentato anche l'estremo gesto. Purtroppo quello che è accaduto, quello che c'è dietro a questo evento è molto più grande di come lo sto descrivendo. Ovviamente, cioè, per ovvi motivi non posso fare il nome Certo, delle ci persone mancherebbe. coinvolte, Certo, certo. però io posso dire che cosa è avvenuto, perché è qualcosa di veramente grave. Tutti conoscevamo questa ragazza, l'ex ragazzo ha creato un profilo fake su Facebook, ha mandato la richiesta di amicizia a tutti quanti, come se la ragazza avesse perso la password del suo profilo, e quindi avesse creato un nuovo account. Ha inviato a tutti la richiesta di amicizia, quando abbiamo accettato, ha cambiato poi l'immagine del profilo con un nudo integrale della ragazza. Dire che l'ha sconvolta è dire poco, e comunque questo evento purtroppo penso le abbia segnato la vita, perché abbiamo saputo che ha tentato l'estremo gesto con grandissimo, grandissimo dispiacere. E da qui poi siamo partiti poi con l'elaborazione del soggetto per il video. Ovviamente io ci tengo a sottolineare che va fatta in generale, senza che accadano questo tipo di eventi, va fatta un'educazione. Devono essere fatti dei corsi, come appunto i tuoi corsi all'interno delle varie classi, superiori, medie, anche di grado superiore. Perché purtroppo il pericolo è sempre dietro l'angolo e, come abbiamo detto finora, non dico che non ci si possa mai fidare, ma in generale è sempre meglio non inviare dei dati sensibili di questo tipo, perché diciamo che il revenge porn non avviene soltanto tra persone sconosciute, ma avviene anche tra persone delle quali appunto ci si potrebbe in generale fidare, come per esempio il tuo attuale partner, nel quale magari puoi avere delle discussioni, magari il rapporto può finire male o può impazzire, non lo so. In Certo. generale, dare del materiale degli altri così importante non è la scelta migliore, a mio avviso. Oppure ci si può anche erroneamente, il partner, ovviamente sto parlando di lui, si può anche erroneamente fidare in buona fede del suo migliore amico. Ad esempio, penso ad esempio Assolutamente. a quando, ovviamente prima dei cellulari, comunque, ovviamente non esisteva il revenge porn per ovvi motivi, insomma, prima del digitale. Però questo fatto di, soprattutto ad una giovane età, okay? Questo fatto magari di vantarsi presso gli amici, adesso io ti parlo da maschio, Assolutamente, capisco, quindi capisco assolutamente. il vantarsi di dire: oh raga, ma sapete con che gnocca mi sono messo ieri, domani sera la vedo e così via, o magari anche gli altri, magari gli amici ti devono passare con una gnocca pazzesca. Gnocca ovviamente, perché a quei tempi uno ragionava in questo modo, insomma, io dico sempre che da adolescenti siamo stati tutti un po' cazzoni, poi fortunatamente si cresce, e sì, infatti, dai, diciamocelo, no? E allora succedeva che appunto magari anche gli amici stessi, oh, complimenti, o magari mentre passavi, no, tu vedi qualcosa dell'occhio che da lontano gli facevano il segno per dire ok, o magari e così via. Quindi ecco, ovvio, poi non facevi revenge porn perché non esisteva, perché mancavano proprio gli strumenti, non esistevano neanche i cellulari. Strumenti per farlo, certo. Esatto. Però comunque a livello goliardico queste cose sono sempre esistite. Quindi ecco che magari trasposto poi ai tempi moderni, 2020, per cui c'è il digitale, allora ecco che una persona, un partner, rischia di commettere questo errore, ossia anziché
fare come una volta, appunto, semplicemente tipo sabato sera, oh, ma avete visto, pensate questa, eccetera, eccetera, poi magari partivano anche le descrizioni fisiche molto dettagliate. Oggi invece magari ci si vanta mandando magari una foto di lui o di lei, in particolare dicendo guarda, mi raccomando, non ricondividerla, la mando solo a te, o magari un gruppo di WhatsApp in cui si è proprio 3-4 amici intimi, perché io non sono scemo, faccio attenzione, la mando solo lì, sapendo, guardate, però mi raccomando che se mi becca lei poi mi ammazza, robe di questo tipo. Il problema è che in quell'atto che poi diventa grave.